siamo a Milano, questi sono 100 euro e in questo video vedremo cosa riusciremo a fare in 24 ore con questi soldi. Ma il nostro tour non parte da qui, ma bensì da Piazza Gae Aulenti. Ovviamente, secondo voi potevamo scegliere una bella giornata per fare questo video? No! Una fantastica giornata di pioggia! Quindi donne, cosa facciamo? Mangiamo, facciamo fare colazione? Sì, facciamo un giro e facciamo colazione. Allora, Piazza Gae Aulenti, abbiamo visto un caffè 3 euro, quindi cerchiamo di spostarci un po' perché la colazione rischia di essere un po' cara. Adesso andiamo di qui verso Corso Como, che anche dovrebbe essere carina, perché dovete sapere che comunque non è che sono tanto pratico di Milano, ci abito vicino, ma dato che non amo molto le città non la conosco benissimo. Allora, siamo venuti al California Bakery, un posto veramente veramente carino. Sto scegliendo cosa prenderò per colazione. Stellare, stellare, buonissimo. Oggi per spendere meno abbiamo portato una sola dei nostri figli. A colazione fatta abbiamo speso 10,70 euro, però sinceramente ragazzi ne valeva la pena. Adesso proseguiamo il nostro tour, prossima tappa Castello Sforzesco. Ok, allora, per essere liberi di girare dove vogliamo con la metro facciamo un giornaliero che ci costa 7 euro a testa, quindi 7, 14, 21 euro da togliere dal budget. Siamo scesi a Cadorna, adesso abbiamo 7 minuti a piedi e arriviamo al Castello Sforzesco. Ci andiamo perché, essendo la prima domenica del mese, il museo dovrebbe essere gratis. Non so quando stai guardando questo video e quanto durerà questa cosa, però è sicuramente un modo per risparmiare e vedere il museo. Entrata confermata gratuita, adesso stiamo un attimino aspettando e poi andiamo a vedere il museo del museo Sforzesco, che è il museo del Castello Sforzesco. Ok, museo del Castello Sforzesco fatto, veramente veramente bello, a me è piaciuto tanto. E proprio quando si esce dal Castello Sforzesco abbiamo l'Arco della Pace dritto di fronte a noi, quindi adesso andiamo a fare un giro. Poi la cosa bella è che ha quasi smesso di piovere, perché vloggare con la pioggia ragazzi non è facile. Mesdames et messieurs, e voilà l'Arco della Pace, guardate che bello, veramente imponente. E adesso facciamo una cosa che non ho mai fatto a Milano, cioè prendere il tram. Attenzione ragazzi, da qui andiamo in Piazza Duomo. Ho trovato una turista francese sperduta per Milano. Dove sta andando lei con questo cappuccio? Très bien, au moins je non ho freddo così. Siamo arrivati, fermata a Teatro alla Scala, che è qui a 50 metri di fronte a noi, e poi basta attraversare la Galleria Vittorio Emanuele e siamo di fronte al Duomo. Ed eccoci nella Galleria Vittorio Emanuele. Adesso stiamo decidendo se andare a mangiare da Cracco o che cosa.
Magari prendiamo una pizza in tre da Cracco, cosa dici? Ci spostiamo leggermente dal Duomo, ma comunque rimane vicino, in questo posto che ho visto uno youtuber che è andato a mangiare. Cosa mi dici, Steph, se ti dico pizza fritta? Ma dai! Allora, ci siamo presi una bella pizza fritta. Io l'ho presa col salame, voi con il prosciutto cotto. Vabbè, ci siamo sbagliati, capirci con il ragazzo della cassa, quindi ne abbiamo prese 4 invece che 3. Abbiamo pagato 25,20 euro, 4,80 euro il panzerotto, una pizza fritta, e poi abbiamo preso da bere. Guarda qualche sberlone. Steph, com'è? È buona, non sono arrivata all'ingrediente, ma va bene, è caldo. Ok, l'unica pecca è che comunque non ti siedi a mangiare, noi ci siamo arrangiati qui su una panchina, però con un budget così in famiglia le cose sono due: o ti arrangi in questo modo o ti porti i panini da casa. Ragazzi, posso essere sincero, veramente veramente buona questa pizza fritta, è uno spettacolo, ricotta fresca, bella piena, però adesso ci vuole proprio un bel caffè. Così ci sediamo in grazia di Dio, ci riposiamo un attimino e poi vediamo cosa fare nel pomeriggio. Ok, era tutto pieno in giro, quindi ci siamo rifugiati al Mac, ma non abbiamo mangiato, abbiamo preso soltanto il caffè. Totale 5,10 euro. Adesso ci riposiamo un attimino perché a me fanno male le gambe, sinceramente, perché ieri in palestra ho spinto di brutto, quindi ci facciamo una piccola pausa rigenerante. Allora, abbiamo optato per fare un giro qui in Piazza Duomo perché ci sono un sacco di bancarelle ovviamente per il Natale. Abbiamo ancora poco più di 40 euro di budget, quindi ora vediamo dove decideremo di spenderli. Allora, ci siamo presi un salame da passeggio, cioè un cono con dentro i pezzi di salame da mangiare così in giro. 4 euro. Buono. Caspita. Allora, abbiamo preso i biglietti per andare a vedere le terrazze del Duomo, cosa che non avevo mai fatto. Ora, il biglietto intero costa 10 euro a testa, ma noi abbiamo preso il biglietto famiglia, quindi con due adulti e un minore di 18 anni abbiamo pagato 24 euro, questo andando con le scale. Se invece si vuole prendere l'ascensore, il biglietto costa 15 euro a testa. Quindi adesso andiamo a vedere Milano da sopra il Duomo. È una bella scarpinata, solo che fate attenzione perché non si può portare tante cose, anche roba da mangiare. La fotocamera me l'hanno fatta lasciare fuori, quindi controllate bene prima di entrare. E niente, alla fine ci siamo dovuti alternare. Steph è rimasta giù con la roba e noi stiamo andando su. Ciao. Ok, qui siamo veramente in alto, siamo a un passo dalla Madonnina. How many mountains to get some confidence? How many debates to earn some tailwind? The years pass. Spaziale, spaziale. Da qua sopra veramente la vista è muzzafiato, non me l'aspettavo. Bello, Alissa, bello, ti è piaciuto? Bello. Sì, sì, proprio bello. Poi non è tanto lungo da fare alle scale, cioè alla fine no, è fattibile. Terrazze panoramiche del Duomo, figata, vale davvero la pena di vederle. Allora, per concludere la giornata abbiamo preso 3 bretzel,
3,51 euro, quindi abbiamo speso 10,50 euro e con questi abbiamo terminato il budget per la nostra giornata a Milano. Quindi ragazzi, se arriviamo a 2000 like su questo video, porteremo un altro episodio come questo in altre città d'Italia, perché voglio mostrarvi come in famiglia con 100 euro si può passare una bella giornata in diverse città d'Italia e non solo. Quindi mi raccomando, lasciate un like, lasciate un commento, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in giro. Pretender.